Riccardo al basso. Ciao, Fabio, voce chitarra. Matteo, batteria. Parte nell'autunno del 2006, a settembre del 2006, dopo lo scioglimento della mia precedente band, Granny White Dash, band dei The Caius, completamente. E, insomma, il nostro percorso è stato comunque inizialmente nella partenza un po' lunghetto, nel senso che comunque abbiamo messo, macinato del materiale, tanto materiale, cercavamo comunque di fare una selezione di quello che poi era meglio, poi era peggio, insomma. E, poi da lì c'è stato il lavoro che abbiamo fatto, il primo lavoro, Damage, DP, una tiratura di 200 copie, completamente autoprodotto alla Green Fog, al Green Fog Studio con Mattia. E niente, quel lavoro lì ci ha dato la possibilità di preparare anche una provinatura di una gran parte di pezzi che sono scritti nel primo album ufficiale e di attirare l'attenzione, tra virgolette, insomma, attirare l'attenzione no, perché abbiamo fatto il solito consueto, spedire materiale ai vari addetti ai lavori, produttori, discografici, management. Questo tour qua, che è durato due sessioni invernali, che ci ha portato a suonare 46 dati in tutta Italia, insomma è stato... Anche qualche data estiva. Molto da forza. Sì, piuttosto deve ancora finire, però siamo verso... ci stiamo avvicinando verso il termine, insomma. Serve suonare tanto da vivo. Secondo me è una la cosa fondamentale, la cosa migliore, uno da un punto di vista proprio di affiatamento della band, che la band dopo un po' comincia a suonare cose a occhi chiusi. Vabbè, io occhi chiusi mai, perché sempre a volte ho dei problemi a gestire l'ansia prima di salire sul palco, che è più invecchio e più è peggio, non è che mai. Anzi che migliora. Sì, 60 anni. Sì. Club proprio specializzati proprio su un certo tipo di concerti, di show. Insomma. Dipende, guarda, solitamente o sono locali piccoli o sono locali grandi, non c'è mai la via di mezzo. Sì. E, tra cui mi piacerebbe ricordare quando siamo stati al Boom di Mezzago, proprio stare con i locali che hanno suonato Nirvana, Alice in Chains, Caius, Green Day, addirittura, Queens of the Stone Age, tutto al primo disco. Domanda, è importante suonare tanto? Io credo che adesso sia l'unica cosa che conta, secondo me, cioè sì, un'etichetta, persone oneste dietro, soprattutto quello, valido produttore, però che suonare tanto, umiltà, testa bassa, suonare tanto rispetto di chi sia davanti a sé, cioè i band ce ne sono tante, basta comportarsi male una volta che non suona più. Thank you.
a Genova non ti vengono a vedere, cioè nella tua città, ti conoscono, non ne hanno più voglia, dicono vabbè gli amici ti ho già visto 10 volte, magari mi passa la voglia. Quando vai in fuori pensi invece, dai, poi sembra un po' una scommessa. Andate a suonare una volta in un posto, dove era in Toscana, non mi ricordo precisamente il nome del locale, ma era pieno di gente. Era una birreria, Life Club, e ce lo siamo trovati pieno quando siamo arrivati. Figo, fa piacere. Sì. Non è stata l'unica che ha detto su. Sì, no, non è stata l'unica, no, per dire, è l'unica, prima che mi è venuta in mente. Comunque ce ne sono state, sono state volte che ti ritrovi, non te lo aspetti. Com'è che siete arrivati a sto nome? Perché Deimos è tipo il figlio di Ares e Afrodite e un satellite di Marte. Esatto. Come vi è uscita sta cosa? Sì, allora, Deimos e Phobos, che sono i due pianetini, dicono pianeti ma satelliti definiti. Satelliti perché hanno le coordinate a NASA sugli spostamenti di Marte. E in realtà Zeus, Afrodite, avevano tutti un tempio. No? Nessuno gli aveva fatto Deimos, l'abbiamo fatto noi. Sembra giusto. No? Atmosfere desertiche che chiamano anche tanti Doors, quindi sono queste neige, sono innegabili, sono tra i miei amori, sì. Però vabbè, prendiamo da, poi vabbè, dei gruppi del passato, Zeppelin, Blue Cheer, ad esempio Doors, King Crimson, più figli, quelli che mi piacciono di più, ci hanno anche dato gli accostamenti ai Canet Heat, sì. Però sono sincero, ho ascoltato poco. Grande, sì, quindi ruotiamo intorno a quel genere. Altri gruppi tipo della formazione musicale? Beh, tu hai una maglietta che io rispetto molto, per esempio. Ma lui qua è mascherato, non è lui. Lui. Sì, beh, io sono partito con Nirvana, cioè fino a 11 anni volevo essere un ninja, a 12 ho scoperto un ninja. Sul lanciare dei palazzi, insomma. È andata Luca, ninja, sì. Poi ho conosciuto Nirvana, me li hanno fatti conoscere, ho visto un po' bene com'era carismatico, cioè vabbè, nel senso semplice lui, ma la sua semplicità dava, cioè, era splendente. E poi dopo mi sono iniziato a muovere. Personalmente genere così è la prima volta che lo faccio con loro. È la prima volta che suoni Stone. Io ti ho recuperato perché ti sentivo una seta. Ah, è vero. Sono dimenticato. E io ne vengo da tutt'altra scuola. Io sono quello che ascolta meno Stoner di tutti, alla fine. Io ho cominciato, vabbè, con 12 anni, con i primi suoi lavori, anche sono passato da Nirvana, da questo. Diciamo dei grandi classici. Però poi io sono sempre stato più sulla scuola metal, con più casinista, più un po' più dura. Sotto quasi tutti i generi. Eh.
una questione, diciamo, di lavoro, semplicemente. Poi dopo, diciamo che io ho questa brutta abitudine di poi affezionarmi alle persone, alle situazioni, comunque mi piace lavorare con la musica. La persona esterna è importantissima, secondo me, per un gruppo, perché soprattutto quando il gruppo è giovane manca un po' di autocritica, no? Quindi c'è sempre bisogno dell'occhio esterno e di guarda che cioè, sbassa la cresta oppure date una regolata. Con l'avvento di internet e la facilità, no, di mettere in campo, cioè, la persona che la mattina si sveglia con il computerino, fa due cazzate, dice che sono un artista del millennio, questa autoconsapevolezza si è persa molto, no? Nel passato era più difficoltoso riuscire a fare le cose, anche più dispendioso, eccetera, eccetera, quindi c'era un filtro maggiore e chi usciva fuori usciva perché veramente meritava di uscire. Per quanto le cose purtroppo si stanno andando verso, forse stanno ritornando verso, parlo della crisi in generale, no? Del lavoro, eccetera. Quindi, comunque anche i ragazzi inizieranno ad avere meno mezzi, meno soldi da mettere in campo, però può darsi che si ritorni ad una cosa del genere. Manca il filtro, secondo me, oggi. Manca molto.